Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, Federica Petagna, dopo aver ammesso di non essere più così tanto sicura della decisione presa dopo Temptation Island riguardo la sua relazione con l'ex fidanzato Alfonso D'Apice, ha avuto un confronto faccia a faccia con Antonio Fico, cugino di Titti Chalò nonché suo presunto flirt. Ricordiamo che, nelle scorse settimane, erano trapelate diverse indiscrezioni e segnalazioni che parlavano di altre presunte frequentazioni della GFina, con Antonio Fico e l'ex tentatore Giovanni De Rosa, in parallelo a quella con Stefano Tediosi, dopo la fine della relazione con l'ex fidanzato Alfonso D'Apice e dopo l'esperienza nel reality delle tentazioni. Stando alle voci circolate, la ragazza si sarebbe sentita e vista con l'ex tentatore Giovanni De Rosa e con il cugino di Titti Chalò, con cui si sarebbe anche scambiata dei baci. Tuttavia, nella puntata di lunedì scorso, Federica aveva negato di essersi baciata con i due ragazzi. Grande Fratello, la rivelazione di Giovanni De Rosa su Federica Petagna. Durante il confronto di ieri sera, Antonio ha ribadito la sua versione dei fatti, invitando la GFina a confermare e ad ammettere quello che ci sarebbe stato tra di loro. Ma non è tutto, anche l'altro presunto flirt di Federica, Giovanni De Rosa, nei giorni scorsi, è nuovamente intervenuto sulla vicenda, lasciandosi andare ad alcune rivelazioni inedite. Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Di Più, l'ex tentatore ha rivelato di aver trascorso una notte insieme alla Petagna. Cosa è successo dopo Temptation Island? È vero che Federica nel programma aveva scelto Stefano, il suo tentatore ufficiale. Ma io e Federica nel programma avevamo comunque legato molto, ci siamo trovati più volte a scherzare insieme. Poi, una volta usciti, è stata lei a cercarmi. Una volta fuori, abbiamo iniziato a sentirci spesso, inizialmente come amici. Certo, a me piaceva, ma sapevo della sua storia con Stefano, e dunque ho sempre cercato di non essere invadente, evitando di mandarle troppi messaggi o di chiamarla tutti i giorni. Ha poi aggiunto, ma ogni volta che sparivo, vedevo che lei mi cercava, mi diceva, quando non ti sento mi manchi. Insomma, alla fine, tra un messaggio e una telefonata, tra noi è iniziata una relazione a distanza. Se Federica mi parlava di Stefano? Certo, però lei mi ha chiesto di raggiungerla a Napoli anche se si stava frequentando con l'altro tentatore, Stefano. Se abbiamo passato almeno una notte insieme? Sì, dopo Temptation Island è successo anche questo. Ma ripeto che mi ha cercato lei e ho i messaggi che lo provano. A lei perdono tutto, ma non le bugie che ha detto su noi.